Sono Marco Amadei, pianista, musicista di Parma e sono venuto a abitare a Vianino dal 2001. Con me oggi ho portato un pianino, un piccolo pianoforte. È un pianoforte della Michelson, che è una fabbrica di pianoforti, pianoforti giocattoli, pianoforti da studio, che è fallita nel 1950, quando poi ha preso il posto la Sony, il Bontempi più che altro, con tutta la digitalizzazione delle tastiere e pianoforti, pianini. Lo sono andato a cercare perché suono in trio con due fratelli, violino e violoncello, che hanno sempre gli strumenti in giro. Io avevo il pianoforte, ero sempre senza strumento. Allora quando ho visto questo ho detto, cavoli, adesso mi prendo un pianoforte da strada anch'io. E quindi ho fatto tutta la ricerca su internet, poi ho aspettato il pacchetto quando l'ho comprato, come se fosse Santa Lucia che arrivava, con quella. E poi l'ho aperto, ho iniziato a suonare e poi ho detto adesso vado, me lo porto con me. Sono andato alle Canarie da solo, ho detto col pianino, e finalmente mi faccio la vacanza col pianino, chiedo i soldini. No? Allora mi ero preparato tutto il programma per fare musiche, musichette per strada. Ero andato a Los Americanos, si chiamava questo posto, e mi sono messo lì su un muretto, ho iniziato a suonare un po' il mio repertorio, e la gente c'era, però non mi dava niente proprio, ma neanche un euro. E tant'è che io sono stato lì tempo, almeno un'oretta, poi dopo mi sono stufato di fare le solite musichette e ho iniziato a comporre dei pezzi lì per lì. Ho detto almeno sto qua e mi diverto io, no? E così ho composto una delle danze che poi ho scritto, perché mi sono messo lì, l'ho fatta a caso, è arrivato un turista, mi ha dato 2 euro, ho detto questa è buona, e quindi l'ho tenuta. E da lì ci ho poi fatto tutto un lavoro, l'ho inserito insieme al pianoforte, ho fatto un lavoro con un CD che ho composto, con musiche composte per pianoforte, pianino e organo anche. Allora aspetta, ci provo.